Lei ieri in conferenza stampa ha detto che l'Inter avrebbe giocato con il coltello tra i denti. Quanto è fiero dei suoi ragazzi e la loro prestazione stasera? No, avevo chiesto insomma coraggio, personalità. I ragazzi hanno fatto un'ottima partita, quello che dovevamo fare di personalità contro Real Madrid, è normale che c'è dispiacere per il risultato, perché penso che l'abbia detto anche insomma Ancelotti, che non rispecchia quello che si è visto in campo, però questo è il calcio, fortunatamente. Fra 2 giorni e mezzo se ne gioca già un'altra, però rimane la prestazione, rimane insomma quello che è stato fatto in campo, che giocando così la qualificazione sicuramente è aperta alla nostra portata. Beh, Mister, è mancato solo forse un po' di cinismo stasera. senz'altro, adesso dovrò rivedere con attenzione tutto, però al di là del cinismo abbiamo trovato anche Courtois, che è un grandissimo portiere, insomma lo si conosce. La terza domanda è da studio, da Walter Zenga, No. glielo porto io, mister. Ah, un grande abbraccio, un grande saluto a Walter. Simone, non ti faccio nessuna domanda, ti faccio solo i complimenti. Continua così e ti vengo a trovare prima o poi, va? Che ti porto un po' di sorriso, dai. Lo ringrazio, lo saluto, non ho l'auricolare, Walter, non ti ho sentito, però spero di trovarti al più presto sui campi come è stato in passato, perché te lo meriti e hai sempre dimostrato, insomma, alle tue squadre di farle giocare bene e di dargli un'ottima organizzazione. Ultima domanda, mister. I tifosi stasera incredibili. Sono stati pazzeschi, ci hanno accompagnato dal primo al 92esimo. Grande dispiacere per loro, per la nostra società, per gli stessi ragazzi, perché con una prestazione del genere, non dimentichiamo che giocavamo contro il Real Madrid, una delle pretendenti alla vittoria finale. La squadra avrebbe meritato un altro risultato, però questo è il calcio, va accettato e con fiducia bisogna guardare alle prossime partite. Grazie mille, mister. Grazie.